Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo deciso di tornare un po' indietro con il tempo e fare uno dei format che piacevano tantissimo su questo canale, una sorta di marca versus sottomarca, però fatto un po' diverso, perché come saprete siamo all'estero, siamo in Polonia e quindi abbiamo deciso di prendere dei prodotti tipicamente italiani, quindi di marche anche italiane, e di vedere come li imitano. Quindi ragazzi, per oggi abbiamo comprato 5 prodotti e sfideremo il prodotto originale italiano e il prodotto da imitazione, il prodotto fasullo, il taroccone, perché ragazzi, noi quando andiamo all'estero vediamo dei prodotti un po' strani. Però noi oggi, ragazzi, ci venderemo, perché solo così vale il gioco. Perché queste imitazioni italiane sono buone o no? Ci venderemo con questo, che non è una benda, ma è il sacchettino per ritirare il nostro cavalletto. Vabbè. Vedi? No, chiudo gli occhi. Se io faccio qua, tre? Non abbiamo risultato! Che stupida. Dai, non ci vedi, eh? No. Allora, iniziamo con una cosa super italiana, la bellissima mozzarella. E quindi abbiamo preso la mozzarella Galbani. E poi abbiamo preso, perché proprio vicino alla Galbani c'era quest'altra mozzarella di Sottile Gusto, e ovviamente già potrete capire che la marca Sottile Gusto da noi non c'è, e quindi questa è una marca polacca. Dobbiamo vedere se la mozzarella Galbani è riconoscibile o per del latte. Questa è la Sottile Gusto e la mettiamo qua, e questa è la mozzarella Galbani. Ma da quant'è che non mangiamo la mozzarella? Mi sa dall'Italia. Difficile? Come difficile? Io mi ricordo che quando eravamo a Varsavia avevamo comprato anni fa una mozzarella di sottomarca del Lidl e faceva schifo. E invece questa non fa schifo, quindi? O perché uno quando è bendato non riesce a capire? Non riesce a rendersi conto, no. È che secondo me questa Sottile Gusto comunque è a imitazione italiana, okay. Invece altre le fanno proprio super straniere, no? Okay. La prima che mi hai fatto assaggiare è la Galbani. No, eh. Questa no. È Sottile Gusto e questa è Galbani. All'inizio, quando mi hai fatto assaggiare la prima, ho detto questa è Galbani. Poi mi hai fatto assaggiare la seconda, ho detto oddio, forse questa è Galbani. Però sì, la seconda l'ho sentita troppo morbida. Una mozzarella. Sì, però mi sembrava che avesse meno un po' consistenza, no, di mozzarella. Non lo so, ma da bendato è sempre così, non capisci? Perché se tu sei bendato, mi sembrava avesse più consistenza, non la sentivo dura, no, la sentivo difficile. Più consistenza, e poi l'ho sentita più saporita, più salata, però l'ho confusa. Comunque, sì. Quindi la differenza, se non hai gli occhi per guardare, è molto sottile. Sì. Allora, qui dobbiamo dire i prezzi. Ok. Ser mozzarella. Ok, ser mozzarella, quindi quella di gusto sottile gusto, l'abbiamo pagata 2,99, invece quella di Galbani l'abbiamo pagata 3,99. Si può mangiare benissimo quella polaccata, sì, perché comunque è buona. Sì. Questa è una mozzarella sottomarca, sì, da noi, perché sì, comunque questa è Galbani, eh? Quindi è già una marca da noi, quindi la sottomarca da noi è comunque è come buona. Questa, come tra questa, virgolette. Ma io qua comunque farei vincere la sottomarca, cioè okay, la polaccata, in okay, fasullo. Ok, perché alla fine è più economico, sì, e ci sta. E c'è poca differenza di gusto. C'è poca differenza, sì. Allora, adesso ti bendi tu. Ragazzi, andiamo al nostro secondo assaggio. E io direi che questo video serve un po' per capire se all'estero riescono a riproporre il gusto italiano oppure no.
e se riescono comunque a riproporre il gusto italiano, ovviamente non proprio come quello vero italiano, ma che si avvicina, vince. Sì, certo. Allora ragazzi, qui ci divertiamo alla grandissima, perché guardate un po' che abbiamo trovato. Barilla bolognese, ok, aiuto. Sugo Barilla alla bolognese, sos Bolonski polacca. Qua non puoi sbagliare, lo dico. Ho paura. Ragazzi, questa è la tarocca. E questo, ragazzi... Ah, mi prende il naso. È Barilla. Ok, sei pronta? Sento un odore di bolognese. Andiamo, dai, andiamo. Apri bene la bocca. Arriva. Gnammi, che buono. E gnammi. Che buono. Il primo è Barilla. Bravo. Si sente tantissimo che Barilla c'ha proprio i pezzettoni di carne dentro. Questo invece è tutto tritato e questo sa di ketchup. Sa di sugo. Senti l'odore di uno. Questo c'ha un odore... Meno male, perché sennò era terribile. Sembra ci sia il pecorino. Ma è vero? Ma anche i pezzettini di pomodoro, no, ma poi si sente proprio il profumo che è sugo italiano. Sì. Il sugo è una di quelle cose che non abbiamo quasi mai trovato a livello di quello italiano. È raro. Ok, passiamo ai prezzi. Questo, Pudlinski, non so come si chiama, l'abbiamo pagato 9,69 zloty. Il sugo Barilla 15,49 zloty. Che è un bel po' di differenza, in realtà è un euro, anche su comunque un prodotto, una salsa di pomodoro è tanto un euro di differenza, soprattutto qui in Bologna. Costasse pure 10 euro non c'è competizione. No, non puoi proprio far vincere il tarocco, perché proprio non ci siamo. Mi raccomando, lasciateci un commento se vi diverte questo format. E anche iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Sì, esatto. A questo punto mi devo bendare io. Vado con il prodotto, ragazzi. Sicuramente lo saprete, Kinder sono dei dolci italianissimi che vanno in tutto il mondo e quindi li vendono dappertutto. Abbiamo preso il famosissimo Kinder fetta al latte e ovviamente, come tutte le grandi marche, hanno anche la loro sottomarca, e abbiamo preso questa che è, mi sembra che la marca sia Zott, che è questo che riprende proprio la stessa identica immagine, quindi con questo pan di Spagna al cioccolato sia sopra che sotto, con questa cremina al latte dentro. Questo è un pochino leggermente diverso, perché se vedete, oltre alla cremina al latte ha anche un piccolo strato di crema al cioccolato. Infatti che se riesci mi tagli un pezzettino di uno, un pezzettino di l'altro e cerchi di non darmi la parte centrale col cacao, se riesci, okay. Non posso capire. Sì. Questa cremina al latte è la perfezione proprio. Il monte! Guardate, vabbè, è una bella imitazione, eh? È proprio un piccolo quadratino ti do da mangiare. Ok. Perché se no ti do anche la parte di cioccolato. Sei pronta? Ah. Uh-huh. Che buono. Il primo è il Kinder. Buono, ha un altro sapore buono, ma proprio... È vero, ha un altro sapore. Proprio non c'entra nulla, però è un'imitazione, eh. Cioè, sì. Se li vedi vicini... Volevo dire prima, cioè, però... scusate. Sì, sono uguali. No, prima volevo dire, che però non l'ho detto perché sennò ti aiutavo, si vede tantissimo il pan di Spagna, la differenza. Sì. Cioè, quanto è brutto e unto questo. Sì. In confronto a quello Kinder. E secondo me ad assaggiarlo quello polaccato è formaggioso. Formaggioso, forse, è vero. Formaggioso. Sì. No, non me lo aspettavo così spesso, però. È buono alla fine, però non è uguale. No, è totalmente diverso. Qui è veramente curioso, perché abbiamo il Kinder, quindi quello di marca, a 2,30 zloty. E poi abbiamo quello Monte a 2,50. Per quale motivo strano? Costa di più
Il Kinder è tutta un'altra cosa. Vince l'italianità. Vince sì. Il Kinder 10-0. Sì. Allora ragazzi, il prossimo assaggio, io ho il prodotto originale, eccolo qui, ovvero la molisana gnocchi di patate, e invece Chiara ha la taroccata gnocchi di patate, però della marca Gusto Bello. Se ci seguivate l'anno scorso sicuramente vi ricordate che a Varsavia avevamo fatto un'intera spesa, quindi un grande svuota la spesa solo di prodotti italiani della marca Gusto Bello, che è la marca per eccellenza italiana polaccata del supermercato Biedronca. Se non l'avete visto ve lo lasciamo qua, era veramente simpatico, e abbiamo notato appunto facendo quella spesa e poi assaggiando i prodotti che sono molto molto fatti bene. Sì, e costano molto poco. Infatti abbiamo voluto prendere solo questo esempio di Gusto Bello perché da Biedronca ci sono tantissime imitazioni di Gusto Bello, però non c'era gusto a prendere tutti i prodotti di Gusto Bello, perché sappiamo che comunque sono prodotti buoni, avendoli sì, già anche assaggiati. Sì, poi era comunque provare solamente una versione, sì, no? Sì. Molisana 7,59, Gusto Bello 4,47. Ok, da 4,50 praticamente a più di 7. 7,60. Ed è tanto di è differenza. Tanto. E qua volevo dire la cosa che appunto vi abbiamo accennato prima e che è successa appunto anche con Kinder. Al Carrefour c'erano appunto questi gnocchi molisana che abbiamo comprato a 7,50 più o meno. E poi c'erano degli gnocchi appunto italianizzati però polacchi a 9. 9. Com'è possibile che costano di più della marca Molisana, sì, che comunque è anche una marca sofisticata sì, italiana. Sì, infatti costa molto poco, perché poi gli gnocchi comunque costano di più della pasta sì, classica, no? Comunque le confezioni di Gusto Bello sono troppo carine, sì, perché sono tutte con questo verde e con la bandiera italiana. E mi raccomando, state sul pezzo, perché dopo gli gnocchi c'è l'ultimo prodotto che è il pezzo forte del video. Sì. Ok, qui sta iniziando ad entrare il raggio di sole. Allora, ok, sono molto diversi, sì, molto diversi. Non dico altro perché sennò ti do magari degli indizi. Okay. Questi ragazzi sono Molisana e questi sono Gusto Bello. Spero che si sia visto qualcosa, insomma ve li metto anche vicini insieme. A me viene molto da dire che comunque quelli di Gusto Bello sono quelli che prendi di solito economici anche okay, in Italia. Sì. Invece la Molisana, tra l'altro, raramente li abbiamo mangiati, o forse mai, non lo so. Una volta a Bucarest li avevamo presi. Molisana o De Cecco? No, Molisana. E si vede che insomma sono un'altra cosa. Sì. Oh. perché è un gnoccone. Il secondo è Molisana. Brava. Madonna. Sì. Si sente subito che questi sono un po' mollicci. Sono però buoni, No, ma sono buoni. Mm. Questi si sente che sono più compatti, più striati anche, sai. Ah, però sono buoni tutti e due. Ma già li avevamo mangiati quelli di Gusto Bello, infatti sono buoni. Questi sanno un po' più di patate, infatti abbiamo visto che hanno più patate in confronto e a questi. E infatti si vede anche il colore. Sì. Però direi che sono questi di Gusto Bello migliori sì, di tanti gnocchi sottomarca che ho mangiato in Italia, che cioè, si attaccano al palato. I gnocchi sottomarca del Lidl fanno schifo. Qua c'è il prezzo, che è molto differente, 7,50 e 4,50. Ovviamente a vederli si vede la qualità, e ok, sì, comunque la Molisana è una buona marca, quindi è anche ovvio che sia così, meno male. Però quelli di Gusto Bello comunque si sciolgono in bocca, Non sono che ti rimangono attaccati al palato, gommosi, però secondo me per il gioco taroccone non taroccone,
Non io, è tanto una taroccata. Io darei il voto a Gusto Bello perché non mi sembra una taroccata. No, cioè, è comunque un buon prodotto. Sì, puoi trovarli benissimo in Italia e poi sono anche buoni. Poi lo stesso discorso della mozzarella. Bene, siamo pronte per passare all'ultimo assaggio fighissimo, ovvero il grana padano. Cioè, ragazzi, vogliamo mettere il grana padano. Lo abbiamo trovato italiano, super italiano, proprio quello che vendono anche da noi, e poi lo abbiamo trovato in versione biedronka, quindi in versione polacca, e questa cosa ci sembra molto strana perché qua hanno lasciato proprio lo stemma del grana padano, però poi abbiamo letto qua sopra, guardate qua in nero, che c'è scritto biedronka, quindi è proprio il grana padano che secondo me ha autorizzato, non so come dire, Biedronka a fare la sua versione più economica, non so. E ti do un quadratino di ogni, no? Eh sì. Allora, vediamo. Ma alla vista sembra proprio uguale, cioè, oh, c'è poca differenza. Magari è lo stesso, comunque, però, boh. Un quadratone. No, è troppo grande. Aspetta, me lo mangio io allora. No, salatissimo. Oh, no. Questo è quello italiano. Non è vero. Madonna, è super saporito di più questo. Sai questo? Assomiglia di più al parmigiano. Anch'io lo trovo più buono. Guarda com'è più. Si vede il calcio dentro. Infatti. Non so se. Guardate. Non si noterà. Questo è biedronka e questo è quello vero. Sai secondo me qual è la differenza? Questo è meno stagionato di questo. No, non c'è battaglia, questo no. È molto più buono. Allora, il Ser Grana Padano, quindi formaggio Grana Padano di Biedronka, 14,49. E il Grana Padano vero, 22,59. Che è poco comunque per essere esportato, cioè è pochissimo, però c'è tanta comunque differenza, tra 14 e 22 assolutamente vince questo. No, ma poi se tu lo vedi, cioè ragazzi, guardate, quello sopra è biedronka, non so se si vedrà mai perché sono dei dettagli, però quello sotto è molto più uniforme, invece quello di biedronka è più... proprio grezzo, e guardate qua, scusa... Cioè, qua c'è scritto grana padano, originale. Sì. Cioè, comprerei tutta la vita questo. Sì, sì, mi piace proprio più di sapore, forse perché, solo perché è più stagionato e quindi mi piace di più, non lo so. Cioè, è anche di più. È anche di più. E costa un bel po' meno, quindi wow. Ci siamo divertite tantissimo, sarebbe curioso provarne altri. Perché ce ne sono tantissimi. Ce ne sono tantissimi e devo dire che qui in Polonia non si fa per niente fatica a trovare prodotti italiani in confronto ad altri paesi che abbiamo visitato. Un po' in Romania, ce n'erano tanti in Romania. Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao!